forse è una preoccupazione. Un po' preoccupante. Rilassatevi, comincia. Ma è forte oggi. No, ma alla fine è veramente carino. Vedrai, vedrai. Sembra un contrappasso. Che voi le cose le avete fatte, non è che di te soprattutto mi dicono che ne hai fatte con le donne, quindi noi ci siamo informati un po' in giro. Adesso è arrivato il momento. Che si fa così. Allora, parliamo della prossima. Prossimo programma, sta per partire, scherzi aperti. Ah sì? Speriamo. Cosa mi dico? Quel che ho capito io è che è molto cambiato. Cioè che non è più quello scherzi aperti. Io ho capito che diventa un po' varietà, pensate, un po' proprio programma un po' più largo. Ma l'idea sarebbe quello. Cioè, ma un po' più. Era già quello largo di prima. No, ma quello però era scherzi a parte, proprio con le virgolette. Gli scherzi, le battute. Viva Dio che ci sono gli scherzi, sì. Sono un ottimo, sì. Sono un buon. Però ho letto che ci sono i ballerini, che c'è. Insomma. C'è l'orchestra. Appunto. Allora, c'è la prima cosa nuova che è in diretta. Perché cosa cambia? Scusami, fammi capire meglio, però la diretta crea più clima, un po' più di paura, un po' più di. La diretta comunque è un evento, accade lì in quel momento. Mm-hmm. Più faticoso per voi. È più divertente per noi, più faticoso, però è più divertente più perché vero. Possiamo. È più vero perché possiamo anche basarci su qualcosa che è accaduto. Ah, solo certo, quindi fare le prima e fare i commenti. E misurarci con l'attualità, con adesso e ora. Qualche bellona ce l'avete anche voi come Sanremo? O proprio abbiamo affidato tutta la parte femminile a quello che si chiamano Rhythmix, fanno uno spettacolo in giro per i teatri e sono belle, brave, sanno fare un sacco di cose. Cioè nel nostro corpo di ballo di scherzi a parte ci saranno 3 medaglie d'oro olimpiche. Mamma mia, questo è stupendo. Secondo me era giusto che la parte femminile fosse valorizzata da delle donne che sanno fare delle cose, non solo che questa è una novità grossa. Vi siete piaciuti a Sanremo? Siete stati molto da qualche parte criticati? Sì, molto. Vi siete piaciuti male? Sì, ma secondo me la critica, che poi è stata la critica sulle parolacce. Sì. Abbiamo fatto molto ridere perché noi l'anno scorso abbiamo fatto un pezzo che si chiamava Ti sputtanerò e hanno urlato al genio. Quest'anno perché abbiamo detto sti cazzi e hanno detto che volgare. E mi è sembrata quella roba di Arbasino, no? Dice che l'anno scorso eravamo giovani promesse, quest'anno eravamo i soliti stronzi e poi se lo facciamo l'anno prossimo diventiamo i venerabili maestri. Noi abbiamo fatto esattamente la linea, era quella, insomma, quella dell'anno scorso. Però secondo me quest'anno c'era anche il Celentano di mezzo, insomma qualcuno doveva anche pagare. E forse, ma ripeto, a me è piaciuta molto sia la prima che l'ultima sera. Sono due cose che rifarei uguali dentro. Appena abbiamo finito, naturalmente, ormai con i mezzi che ci sono, sì, appena abbiamo primo Twitter cosa, certo. Più i messaggi, le robe, e nessuno ha parlato di queste cose. Il giorno dopo Mazza si è dissociato dalla nostra volgarità. Mazza che rideva come un matto. Avete dovuto fermare perché secondo me è per quello che si è dissociato perché anche perché l'aveva letto prima perché loro sapevano perfettamente, lo dico adesso, non l'abbiamo detto allora per rispetto, sì, ma l'aveva letto vero. Prima tutti avevano letto che cosa avremmo fatto, per cui poi dopo che si siano scritti che c'era sti cazzi, c'era proprio scritto sti cazzi. magari non ditelo, invece non l'ha detto e ci ha stupito molto. Il problema è che nessuno ha detto che noi abbiamo preso in giro il canone della RAI e quando siamo usciti da lì è arrivata un'autrice e ha detto ma voi siete pazzi perché in RAI c'è solo una cosa che non si può fare. Parliamo un po' delle Iene e dovete dare un giudizio da Iene sulle nuove Iene. Non so, io non ho mai visto le Iene, ma perché ho questa forma infantile, tante forme infantili, ma anche quando tu lasci una fidanzata, non solo quando ti lascia lei, ma quando la lasci tu, dentro di te speri proprio nel suo annullamento fisico. La morte, diciamo. Meraviglioso.
anche in questo caso, cioè anche dopo, no? Se tu hai lasciato una fidanzata, uno che ti viene a dire ah, l'ho vista con uno così, anche se l'hai lasciata a te ti rode un po' il culo, perché, certo. Perché non è morta? Dove la stessa cosa mi è successo con le Iene, nel senso che una volta che ci siamo lasciati non ho più, cioè io quando so che ci sono le Iene faccio rete 4, canale 5, la salti. E non le voglio proprio vedere. Ma quindi, è perché è un dolore, sì. Non è un dolore, è un fastidio, cioè come dire, sono contento di non esserci più, sì, però... ma preferirei che tipo fosse crollato lo studio, fosse chiuso, sì, fosse chiusa la rete. Noi non abbiamo smesso le Iene per le incomprensioni, cioè che noi saremmo dovuti comunque andare via dalle Iene perché c'era il passaggio su canale 5. L'unica cosa che sarebbe dovuta succedere è che avremmo dovuto fare l'autunno e poi nella primavera fare scherzo. Invece avete accelerato. E invece le incomprensioni hanno anticipato, ma... Non le incomprensioni. Però, come dire, l'idea di andare via era già venuta, sì, prima, segnata. E secondo me era anche il caso perché veramente stava diventando... troppo, sì, cioè un marchio, forse secondo me l'abbiamo fatto anche qualche anno di troppo. Parliamo invece un secondo delle signore, ancora sulle Iene un minuto, poi la smettiamo. Però avete lavorato con un po' di partner diverse, almeno lì un giudizio da Iene, un aggettivo per ognuna, siete troppo per dai le ragazze. Hillary e Alessia sono molto simili. Sì? Sono due persone molto simili. Sia in... Dove stanno sono due? Beh, sono due pure, non nel torace, diciamo. No, sono figure diverse. Però sono due persone molto pure, molto... Infatti con loro, tra loro e noi c'è stato un rapporto molto simile, perché sono persone simpatiche con cui si lavora bene. Molto bene, molto bene. E Alessia sono due partner eccezionali, nel senso che soprattutto in un programma in diretta, quando hai una... soprattutto all'inizio Alessia, perché quando abbiamo cominciato Alessia era una star e noi eravamo due dei ragazzi, però ci sono dei momenti in cui magari non riesci a provare e allora ti devi fidare delle dinamiche di due che lavorano insieme da tanti anni, per cui se tu le chiedi Alessia ti fai da parte un secondo, facciamo questa roba e lei proprio fresca. Nessun problema, anzi, e io ero uguale, cioè se dicevamo questo lancio me lo fai, lei proprio a me va, ma che me brega a me. Anzi, se non gli avessero fatto fare neanche un lancio, lei era ancora più contenta, stava lì con la sua parrucchiera, parlava, nel senso era proprio... Sì, arrivava con le ciabatte. Quando vedo così, io leggo di lei, devo dire... È così com'è. Riesce anche a mancarmi ogni tanto. Ah, comunque, questo è bello, una dichiarazione. Perché era, ma gliel'ho scritto anche. La chiavotto? La Ricidina è giovane, nel momento in cui la conosce da noi. Però... era un po' era il contrario rispetto a quello che diceva lui, perché era molto, non si affidava, non era, si irrigidiva quando, no, la mettevamo tra due in mezzo. E lì però il gioco è quello. Già quello, quindi abbiamo fatto fatica, perché noi, come dire, nel gioco delle parti abbiamo bisogno di qualcuno che in un certo modo si affidi e si lasci, no? Certo, un po' portare. Più le prende, meglio esce. Ma meglio esce anche per lei. Più la sbertucci. Più lei ci sta al gioco e più lei esce forte. Sì, anche perché in tre il ritmo è dei due, cioè devi lasciarti smanacciare. Non l'ha fatto e secondo me va subita lei sta cosa più che noi. Era giovane evidentemente, sì, però da mettere in esperienza. Ha 19 anni, poi non ha fatto nulla, ha solo vinto Miss Italia. Sì, era giovane, secondo me era anche, mal considerata. Sì, anche una ragazza con delle potenzialità forti. Cioè, io ero rimasto molto colpito quando aveva fatto il presidente, perché si vedeva che c'era un talento. Sì, è molto determinata. Doveva solo capire il giro. Secondo me ancora adesso ha fatto meno strada di quella che merita, nel senso che è una persona che secondo me potrebbe fare. Non è che ci stai provando però. Con la chiamata. Dimmi queste frasi. Mi piacciono più un po' più mosette. morbidine. Com'è essere sempre Luca e Paolo? Come un blocco, Luca e Paolo. Non si capisce che
poi all'inizio uno fa anche fatica, chi è Luca, chi è Paco, dopo si capisce. No, ma devi un po' anche abituare quando vai in giro, che senti, guarda, che sei da solo, senti, guarda, Luca e Paco. No, non è bellissimo. Non sarete mai sole. Eh sì, non sarete mai sole. No, quando va bene, quando va bene. Guarda, Gianni e Franco. Luca e Fabio, c'è una quarta di copertina di un libro di Walter City che è bellissimo, che dice la gente pensa a te infinitamente meno di quanto credi. Ed è vero, c'è uno che fa il nostro mestiere, a volte pensa che no, di essere sulla bocca, invece la gente è distratto, il pubblico è distratto. Sì, mille cose. Quando noi siamo andati via dalle Iene, che eravamo un po' preoccupati, poi dentro di me pensavo, ma la gente potrebbero chiudere le Iene, che per 5 minuti fanno, poi dopo c'è poco stare. Quindi non... È vero che Luca e Fabio ci sta, ma ci sono successe miliardi di cose. È bello quando ti dicono, ciao Paolo, ci va benissimo Luca, vabbè, ma è uguale. Va buono, grazie. Tutte queste 700 foto uguali.